dicevo Colì, speriamo di prendere tutto.
che sono dei millennial, mi continuano a offendere perché dicono che non capisco le cose più semplici. Scusa, ma io sono vissuto in altri momenti. Io sono vissuto quando è iniziato il personal computer, insomma. Ogni epoca. Esatto. No, ma è curioso che prima erano gli adulti che insegnavano ai giovani. Adesso, esatto. Che più tirli giù. Comunque, cambiando argomento, ma questo museo è fatto in maniera splendida però, O no? Questo è fatto in maniera splendida, come didattica. Ma meraviglioso, veramente meraviglioso. Sì. È su più diverso, curato abbastanza bene, è anche il Museo di Storia Naturale a Milano, Due spiegazioni al millimetro. Allora vado su come mi ha proposto. Questo vi saluto.
stupido. Allora perché sei così? No, stupa, non ho detto stupido, non si capisce niente. Lo so, Stella. Lo so, zia. Lo prendo anche un po' di cucciolotti, eh?
c'è un piccolo trucco che qualche volta si può tirare fuori un anaglifo, si può... Ci sarà sempre una ragione perché mi ha fatto. Sì, appunto. Santo che questo anaglifo non riesce a vedere poco niente e si rovina gli occhi. Io comunque ho anche un'altra che dopo faccio. Uso il telefonino per fare delle foto un po' in grazia al cielo, poi c'ho il telefonino. Se vuoi le foto le può fare, la ringrazio. E la sezione greca quando è che l'aprono? Ho capito. Pensi che una volta, molti anni fa, c'era un pannello enorme, no? E dove si vedono tutte le trasmigrazioni delle popolazioni europee da una parte all'altra, no? E non so come l'hanno tolto. E così pure hanno tolto, su un piano diverso, al Museo Storia Naturale c'era un pannello enorme che faceva vedere tutte le correlazioni tra tutti gli scheletri degli organi viventi, degli animali viventi, no? Anche acquatici, no? E, non so, forse perché faceva subodorare la validità della legge di Darwin, quella dell'evoluzione, non so come, adesso non c'è più. Ed era bello perché vedeva come si trasforma magari gli arti nelle pinne della foca, no? Che pur essendo foca aveva tutte le articolazioni delle ossa, no? E niente, adesso che più. Poi sempre curioso su un piano diverso, mi sono trovato quando ero ancora piccino, verso una parete di divisione c'era proprio quelle facce piccoline che realizzavano i selvaggi dell'Amazzonia, no? Cioè quei succhi delle foreste riuscivano a raccorciare i lineamenti però mantenendoli uguali, no? E tagliavano naturalmente il cranio e veniva una cosa che era meravigliosa. Poi forse per politicamente corretto non l'hanno più messa. E ho visto in televisione, ho chiesto agli eredi se per caso sapevano come si fa, secondo lui. Come? Ah, grazie, grazie. Qui quando viene, se vengono i leghisti si sciolgono, vero o no? Se qui vengono i leghisti si sciolgono tutte le cose che sono a loro congeniali, no? È tutta roba padana. Lombarda, una volta io ero un leghista quando è iniziato col Bossi, no? Cioè il concetto che la Lombardia era diventato Bossi, non si chiama. E appunto era bravo, era vivace, vivo, no? Una persona viva. E come si chiama? Sì, appunto, la Lega doveva essere una cosa antiburocratica, privilegiando gli elementi locali, e poi dopo si è cambiato, eccetera. Adesso la più Lega, Salvini è... Esatto. Poi dico una cosa curiosa, Daverio, aveva fatto, Filippo Daverio, perché era stato anche lui leghista come Formentini, aveva fatto un documentario in cui faceva vedere Bossi, che era un po' così, un po' da bar, eccetera, no? gli inizi di Bossi, no? Un tipo così popolare, eccetera, no? Sarà un caso che dopo che ho fatto vedere questo documentario in televisione, Daverio non si è più visto. È vero o no? Passepartout, no? Sarà un caso, sono coincidenze, però sono coincidenze che danno un po' sospetto. Torretta poligonale. Saluto.
Questi saluto.
stupare, non ho detto stupido, non si capisce niente. Lo so, Stella. Non c'è un zio, non so. Non faccio. Thank you.
c'è un piccolo trucco che qualche volta si può tirare fuori un anaglifo, si può... Ci sarà sempre una ragione perché mi ha fatto. Sì, appunto. Santo che questo anaglifo non riesce a vedere poco niente e si rovina gli occhi. Io comunque ho anche un'altra che dopo faccio. Uso il telefonino per fare delle foto un po' in grazia al cielo, poi c'ho il telefonino. Se vuoi le foto le può fare, la ringrazio. E la sezione greca quando è che l'aprono? Ho capito. Pensi che una volta, molti anni fa, c'era un pannello enorme, no? E dove si vedono tutte le trasmigrazioni delle popolazioni europee da una parte all'altra, no? E non so come l'hanno tolto. E così pure hanno tolto, su un piano diverso, al Museo Storia Naturale c'era un pannello enorme che faceva vedere tutte le correlazioni tra tutti gli scheletri degli organi viventi, degli animali viventi, no? Anche acquatici, no? E, non so, forse perché faceva subodorare la validità della legge di Darwin, quella dell'evoluzione, non so come, adesso non c'è più. Ed era bello perché vedeva come si trasforma magari gli arti nelle pinne della foca, no? Che pur essendo foca aveva tutte le articolazioni delle ossa, no? E niente, adesso che più. Poi sempre curioso su un piano diverso, il professor Naturale, quando era ancora piccino, verso una parete di divisione c'era proprio quelle facce piccoline che realizzavano i selvaggi dell'Amazzonia, no? Cioè coi succhi delle foreste, riuscivano a raccorciare i lineamenti, però mantenendoli uguali, no? E tagliavano naturalmente il cranio e veniva una cosa che era meravigliosa. Poi forse per politicamente corretto non l'hanno più messa. E ho visto in televisione, ho chiesto agli eredi se per caso sapevano come si fa, secondo me. Come? Ah, grazie. Qui quando viene, se vengono i leghisti si sciolgono, vero o no? Se qui vengono i leghisti si sciolgono tutte le cose che sono a loro congeniali, no? È tutta roba padana, lombarda. Una volta io ero un leghista quando è iniziato col Bossi, no? Cioè il concetto era il concetto che la Lombardia era diventata autonoma. E appunto era bravo, era vivace, vivo, no? Una persona viva. E come si chiama? Sì, appunto, la Lega doveva essere una cosa antiburocratica, privilegiando gli elementi locali. E poi dopo si è cambiato, eccetera. Io sono la più Lega, Esatto. Poi dico una cosa curiosa. Daverio... aveva fatto Filippo Daverio, perché è stato anche lui leghista come Formentini, aveva fatto un documentario in cui faceva vedere Bossi, che era un po' così, un po' da bar, eccetera, no? gli inizi di Bossi, no? Un tipo così popolare, eccetera, no? Sarà un caso che dopo che ho fatto vedere questo documentario in televisione, Daverio non si è più visto. Sì, è vero o no? A Passepartout, no? Sarà un caso, sarà una coincidenza, però sono coincidenze che danno un po' sospetto. Questa torretta poligonale. Vi saluto.
Beh, ti saluto.